Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Hades. Allora, è da un pochino che non gioco, quindi vediamo un po' cosa succede in giro. Non ricordo neanche più tasti, ok, Nyx. Dobbiamo conversare con molta gente, siamo ancora agli inizi. E dell'Olimpo. 15-13-15-3. Armi infernali. Ancora da svelare, quindi ce ne mancano due. Allora, sistemo un po' la webcam. Ok. Adesso. Conversa. A letto? Ok. Aspetta, adesso arriva anche da te. I've done the best I could preparing him, though I'm fearful it was not enough. No one. Sta parlando di noi? Ah, c'era Nyx, mica l'avevo vista. Forse non c'era. Tranquilli, è come se non ci fossi. My faith is prone to shakiness at times. Ciao. Prince, your father, I think he's pretty steamed right now. Come sempre, non è una novità. Ma non c'è bisogno, dai. I'm not afraid of him and neither should you be. You're the best help he's ever found. Just doing my job, Prince. Contentissima. Allora, questo era un dialogo unico. Vizia? You don't like it when I pet your other heads, huh? No. Your fortunate server sees something in you. Posso conversare? Boy, eating well lately? All three mouths full and happy? È un sì? Each terrifying maw of the infernal watchdog Cerberus responds affirmatively. È un sì. The next, as if to reassure the ever doubting prince. Va bene, vediamo cosa da dirci il padre. My indicate that you've collected earnings based on some of your accomplishments there, boy. I suppose you need an income of your own, having decided to cut ties and all. Addirittura. What, you mean the bounties that you've offered up to anybody capable of beating Meg and all your other guardians out there? Don't you think that puts a lot of undue pressure on them, knowing that you've turned them into targets? They must do better than they have, else they shall be replaced. Ovviamente. Scusatemi, ho skippato prima che finisse. Che avevo finito di leggere. Adesso vado via. Orfeo. I was just wondering if you had ever heard of any other court musicians who had lost the will to sing. Your father's asked me to explain myself and honestly it has been rather difficult. If it's any consolation, mate, I'm certain every single undead court musician serving in the throne room of the God of the Dead has been through everything you're going through. Immagino. Vediamo un pochino. 40-60, io ne ho 5. Bene. Direi che per ora questa roba può aspettare. Scusami. Vediamo un pochino. Qua non abbiamo niente da dire, no? Scambia. Quindi 10 gemme per una chiave, 5 chiavi per un nettare, 25 per 3 chiavi. Offerta del giorno, beh. Decisamente. Ci conviene. Non capisco perché sta rallentando leggermente, dato che adesso ho una 3080, ma come sempre sarà OBS. Rifletti. Possiamo fare sangue ribollente. Infliggi danni maggiori col tuo attacco. Attacco speciale. Oh sì. Sblocca talenti. Servono 10 chiavi. Devo riprendere un po' la mano. Non credo che riusciremo al primo colpo ad andare da Teseo e il Minotauro. Ah, avevamo l'arco. Ok.
equipaggia la spada. Ok, parliamo di... Thanks again for that nectar bottle from before. Stuff just goes right through me like you won't believe. Though I hope you're not going around giving that stuff away to every bozo you know. No. What, Skelly? You worry something bad is going to happen if I express a bit of generosity from time to time through our somewhat illicit gift-giving custom around here? No, I'm worried you'll be wasting your time. Paura. If you give that stuff away, don't expect to get anything back. Well, not after the first time, anyway. Usually. I'm just saying, don't. Ma non è vero, aumentano le, i token, diciamo, i trinket. Sure. Let's see here. Guarda, sei un menzognero. Qua siamo al grado 3. Cos'era questo? Ah no, non mi serve. Non stavolta. Quando la tua vita è esaurita, ripristina automaticamente fino a 50. 100 alla spenda del tuo piacimento. Gli articoli del pozzo durano 4 in più. All set. Quello dei 20% dei danni davanti è un buon trinket. Però stavolta usiamo quello della vita. Permesso? Ok, cos'era? Raga, non gioco da mesi a questo gioco. Dovrei cominciare e adesso incomincerò a giocare un po' più spesso. Allora, vediamo un pochino. Dioniso. Lo spero. Il tuo attacco infligge sbornia. Attacco speciale infligge sbornia. Il tuo scatto infligge sbornia. Diverse volte. È il punto in cui sono partito. Beh, il mio attacco, tanto è quello che userò di più. Perfetto. Queste distrutte non davano nulla, vero? Era solo ambiente. Ok, perfetto. Gemme. Qua c'è il caos, ma stavolta non lo prenderò perché mi toglie un bel po' di vita entrare. Abbiamo distrutto solo con quello? Ok. Stavolta andiamo normali, il caos lasciamolo in pace. Perfetto. Il martello di Dedalo dovrebbe essere quello. Mi dà dei potenziamenti per l'arma. Speriamo in qualcosa di buono. È da un po' che non gioco, come ho detto. Quindi farò un po' cagare. Ma ok. Vabbè, che non è così difficile alla fine, bisogna avere un po' di riflessi. Attacco ripristina 2 per colpo, mai 60% di vita in meno. Beh. Non è male perché possiamo recuperare la vita. Possiamo. Invece di comprare... sto guardando anche in giro. Allora devo concentrarmi. Invece di comprare altri potenziamenti o cose così, possiamo comprare vita. E abbiamo il 2 di ripristino ogni volta. Ok, che ne abbiamo il 60% in meno adesso, ma possiamo arrivare a ben oltre quella che avevamo prima. Attenzione a quelle frecce. Aia. Se me la gioco bene sono praticamente immortale. Soldi. Soldi oppure? Nient'altro, solo soldi. Va bene. Proseguiamo allora. Ok, cose che scoppiano. Attenzione. Stronzi. È stato easy. Chiave oppure gemme? Allora, ci servono le chiavi teoricamente perché dobbiamo sbloccare nuove armi e nuovi talenti soprattutto. Aio.
Se mi cambiano malissimo. Vedete, 32-34. E sono praticamente di nuovo full vita. Non male. Non sto usando l'attacco pesante. Due chiavi. Perché due chiavi e un potenziamento che ho sbloccato? Ok, di nuovo Dioniso dovrebbe essere questo. Oi. The pain. Indebolito. Grande. Aio. Attenzione. Ok, accetta. Ah, posso offrire anche agli dei. Ok, dovremmo provare. Ah, mi sistemo un attimo. Ottieni vita ogni volta che raccogli. Ricevi un'ora. Il tuo lancio scaglia un proiettile esplosivo che... Il mio lancio sprigiona nebbia festiva. I nemici affetti da sbornia contaminano altri nemici vicini ogni 4 secondi. Potrebbe essere accumulabile rispetto a quello che ho. Non ci sono delle giare da rompere. Allora, non sembra esserci niente da rompere per guadagnare soldi. Ciao, questo chi era? Sisifo o Sisifo? Sì? Look, I have to level with you, Sisyphus. I'm leaving the house. I've had quite enough. You understand, I'm sure. I'm going to the surface. That is quite an undertaking, Prince. Già. If it wasn't you yourself proposing it, I'd like to call it madness, truth be told. Though you're just mad enough to pull it off. Come. Okay. I hope you make it. Grazie. Speriamo. Per accrescere il tuo potere, beh, io direi di prendere soldi. Ti do un... Allora, RT, un nettare. Hey, sir, thought this might ease your burden for a while. Now hold a moment, Highness. I cannot accept something like this. Not without... Cosa mi dai? A little something in return, that is. Thanks for that, sir. Più uno? Allora, quindi ci ha sbloccato il suo token, diciamo, il suo trinket. Questo cosa fa? Esamina. Within the depths of Tartarus reside the most wretched of all the shades who linger for eternity within the underworld, whose lord and master is especially unkind to those attempting to cheat death. Altri soldi. Qua non posso passare. Vediamo. Cominciamo a... Oia! Attenzione. Chi è che sta lanciando tutte queste bombe? Dove sei? Vieni. Dov'è quel maledetto? Oia. Attenzione. Vedete, la sbornia che si espande è molto buona. 400 monete. Qua c'è una cassa. Sfida del forziere, fino a 25 gemme. Beh, dai, perché no? Uia! Che dolore! Abbatti i nemici in fretta? Se non sbaglio, il mio attacco pesante fa danni all'armatura. Era una roba del genere, giusto? 18. Grazie. È stato un piacere. Caronte, decisamente. Ok, il potenziamento, però Caronte può darmi vita. Scusami? 16 di vita in più. Ah no, mi dà vita quello. Che stupido. Allora prendiamo Poseidone, che è molto forte. Oh,
Il tuo attacco speciale infligge danni maggiori e sbalza via i nemici. Il tuo lancio e il tuo scatto. Vabbè, danno speciale. Prendiamo anche il potenziamento. Ogni 6 secondi? Ah no, danni da sbornio da 4 a 6. Direi di fare da 4 a 6 che si contagia. Ci conviene. Parliamo con Caronte. Sempre bello parlare con lui. Questo ci dà soldini. Sono 5, ma perché no? Avrei preferito avere un po' di vita. Ma non possiamo avere tutto. La vita era il cuore, quello viola. Adesso mi sono ricordato. Quello che stavo prendendo adesso era solamente una cura. Ma dopo questa run penso di riavviare il PC, che forse sta avendo problemi con gli aggiornamenti di Windows, che ovviamente Windows ogni volta che vuole aggiornare fa il cattivo, incomincia a crearti problemi al computer. Una volta che non volevo aggiornare mi ha rallentato anche l'SSD. Non scherzo, sembra una cazzata, ma è vero. Allora, eccola qua la vita. All right, who's next? Come, wretches. Your dust. Non male. Ecco, ad aria è molto forte. 10 di vita in più. Non male, abbiamo 50 ora. Caronte. Ho un potenziamento. Beh, andiamo da Caronte di nuovo. Dovrebbe avere la vita. Eccolo qua. Ciao, ma posso riparargli? No. Ok, 60. Quindi questo è il boss. Dovrebbe essere il boss almeno. Sperando che non sia quella... Nice to meet you. Oh. È quella fo... Ah no, è un'altra! Ancora! Hey, you must be one of Meg's sisters. Nice to finally meet you. My name is Agrius. Not murderer, definitely not. Ok. Murderer! Sembra molto pericolosa. Look, I've done some things that maybe aren't great, but... I am very, very sure I haven't murdered anyone. Sifone è la furia. Attenzione. Cattivissima. Cavolo, sta succedendo? Lo so. Per fortuna che abbiamo le cure, possiamo giocare un po' più spericolati. Se no ci avrebbe fatto, avete visto quanta vita ci ha tolto? Oh, yeah. Cavolo, è pericolosissima, eh. Furia sconfitta. Perché mi ha mandato l'artefatto diamante? Forse si è incasinato? Bene. Il primo piano è fatto. Ci curiamo, decisamente. A fare? Posso comprare? Ah no, questa è per vendere, questa è per comprare, giusto? No. Spendi. Vendi. Vediamo cosa mi ha dato Sisifo.
Il tuo attacco. Attacco speciale, lancio. Infliggono il 50% dei danni se non sono infusi da un dono. Beh, non male. Non è il nostro caso in questo momento, ma non male. Potrebbe rivelarsi utile. Per ora non vendiamo nulla, perché abbiamo tutta roba che ci serve. Quello cos'è? Perché è diverso? Non c'è il diamante disegnato? Ok. Pace vita. E basta. Non è male comunque avere un po' più di vita. Anche se ce la recuperiamo non siamo... non siamo in pericolo imminente, diciamo. Come le scorse volte. Attenzione. Ho detto di nuovo 60. Easy peasy. Se riuscissi anche a beccare, magari sarebbe... attenzione. Sto dicendo, se riuscissi a beccare qualcuno sarebbe anche meglio. Ok, questo? Non mi serve. Cavolo, non ricordo quello, non ricordo questo chi sia. Però, avere velocità d'attacco non è un male. Andiamo... come si chiama? Io con i nomi non ce la posso fare, pure... dovrei conoscerli. Si è già visto anche nelle mie puntate di Yakuza. Comunque il dio velocissimo, adesso mi sfugge il nome. Tanto lo scopriremo subito, ci rinfrescheremo la memoria in un attimo. Attenzione. Vai, attenzione, mi ha fatto malissimo. Wow. Ho beccato un doppio danno. Vediamo. Hermes, cavolo. Schivare automaticamente quando vieni colpito. Ottieni un po' di denaro ogni volta che entri in una camera. Il tuo attacco speciale è più veloce. Attacco speciale è più veloce, non è male. Beh, direi Poseidone. Caronte non ho neanche soldi per sfruttarlo. Un Poseidone gratis. La stanza nuova, quella delle dove posso anche curarmi, ok. No. Allora, i tuoi doni che sbalzano via i nemici infliggono... tesoro sommerso. No, facciamo questo. Ripristina 28 di vita. Ok. Continuiamo. Ready when you are, barge of death. Ah, è vero, adesso c'è la barca della morte. È una nuova cosa. Attenzione. Non sono niente finché non ti beccano. Aia, quando cominciano a beccarti ti fanno danno. Quindi... ma sta attenti. Non male. Sinergizzano abbastanza bene le cose che ho preso. Dolore. Ti è piaciuto? Ora? Nuova andata? Allora, vediamo che cosa ha da dirci, cosa da darci più che altro, Afrodite. Why, it must be the opposite of everything to which you are accustomed. Scatto, causa danni all'arrivo e indebolisce i nemici.
Resisti parzialmente agli attacchi dei nemici vicini. Nemici morenti danneggiano. Beh, sì. Assolutamente. Mi piace un botto quella cosa che quando stanno morendo fanno danni a tutti quanti. È troppo comoda. E sarebbero? Non penso di averle mai viste. Allora, fammi curare un attimino. Ho detto fammi curare. Aia, aia, aia. Adesso mi servirebbe qualcosa che mi permette di respingere gli attacchi nemici. Vieni qua, dove stai andando? Fortuna che ha un po' di tracking. Profezia adempiuta. Ok. Questo invece era per spendere. Ripristina 10%. No, non mi serve. Cavolo, è pericoloso. Però potrebbe potenziarmi parecchio Poseidone. Proviamo. Chi non risica. Annegamento. Mi dispiace, Dioniso. Va bene. Ma non perdo i suoi poteri, giusto? Non dovrei. Che fanno malissimo. Chi manca? Azione di vita. Questa cosa che mi cura è troppo comoda. Sono di nuovo full vita, ragazzi. Wow. Ah, mi dà anche il suo potenziamento. Non ricordavo questa roba. Ah, ti sei spaventato, eh? Tuo scatto infligge sbornia. La tua invocazione infligge sbornia. Se la tua vita è bassa dopo un incontro, risale sulla minima. No, facciamo l'invocazione nuova. Non ricordo neanche come si usi, però va bene. Caronte, ho abbastanza soldi per prenderlo. Vediamo un po' cosa ci può offrire. Ciao. 150, 100. Vediamo. Ho indeciso se prendere un potenziamento o un nuovo potere. Per una fontana ripristina tutta la vita, se la tua vita è bassa, il tuo scatto infligge sborni. Non posso tornare indietro, vero? Vabbè, prendiamo anche le gemme. Non posso riparlare, giusto? Perché... ah, ok. Funziona così. Bene. Ora l'altro boss. Non dovrebbe essere così difficile. Però, non si sa mai. Stiamo sempre attenti. Amichetti mi daranno vita. Attenzione alle sue, perché non ho più la cosa per respingerle. Attenzione ai raggi, perché con quest'arma non posso respingere i proiettili, diciamo. Facciamo attenzione. Paura.
due, tre. Siamo diventati più forti, sembra. Ok, Mune, lascia... E questi? Sono nuovi? Ok, ne ho lasciato due, ne ho lasciato tre. Uno, due. Aiuto! Fogate. La rigenerazione. Attacca. Uno, due, tre. No, 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 no. Agganci in alto? Forse perché l'ho ricaricato al massimo? Lo sta distruggendo! Wow! L'abbiamo devastato! Wow! Non mi aspettavo che ci fosse un potere nascosto per quando hai la barra al massimo. Mi ha dato anche un achievement. Non so se è uscito a schermo, dico. Bene, capito. Hai visto? I sure did, father. Ora, procediamo. E vediamo se riusciamo a uccidere il centauro, il minotauro più che il centauro. No, era un centauro in realtà. Champions of Elysium, I've returned. Vediamo. Beh, potenziamoci ovviamente. Spero di ricevere qualcosa che mi faccia respingere gli attacchi. Stai scappando. Poseidone è troppo forte comunque. Non c'è niente da fare. Attenzione, è vero che questi si rigenerano. Ci rigeneriamo anche noi. Stavolta non scontra la pari, eh. Ci sta gettando bombe fortissime. Questo maledetto. 70, grazie per il full vita. Il tuo attacco è potente fendente singolo che infligge 90 danni base. Di maggiore in base al 5%. Ma non è male. In accento, no? Chiave e gemme. Direi chiave. Dobbiamo sbloccare i talenti. Aia. Qua. Un attacco singolo non mi sembrava una buona idea, sinceramente. È vero. Dimentico. Due sbornia. Aia. Esploso. Grazie, sono full vita. È rotto questo potere. Forse siamo stati fortunati e riusciamo a battere anche Teseo. Vita o soldi? Beh, direi vita extra. Non fa mai male un po' di vita extra. Long spears. Lancieri? Vieni. Per avere paura? Come capire? Facciamo negare. Oio! Oh,
sono queste robe? Attenzione. Uno, due, annega. Ah, 10 di vita in più. Potenziamento o boss? Pensiamoci l'arma. Non ricordo di chi sia quello, forse è Artemide della caccia. Sì? Chi sei? Thanatos. Thanatos. Incarnazione della morte? Oddio, ma l'abbiamo sfidato la volta scorsa, non ricordo. Zagreus, is that really why you think I'm here? Let's see how many of these exalted champions. Un attimo, devo bere. Unless you'd rather I would send you back to yours. Sì, mi ricordo di lui, in realtà. Amici, sì. Ah, dobbiamo fare una sfida. Ah, io stronzo. Mi sta rubando! Criminale. Smettila di rubarmi le cose. Ma se perdo cosa succede? Vabbè, 999 li fa lui, dai. Vocazione Felgesbornia. Annegamento, potenziamo Poseidone. Ciao. You left without so much as telling me goodbye. I suppose you knew. Questo, se non sbaglio, è il favorito di Ade. I left when it was necessary then. I thought of you and hoped you'd understand. Sono fratelli oppure lui è solamente un tra virgolette servo di Ade? Well, if you won't say it, I'll say it. Goodbye, Zagreus. Zeus. Beh, Zeus e Poseidone insieme. Tanta roba. Non devi eliminarli in fretta. Devono essere gli ultimi, ma possono arrivare anche altri, non ho problemi tanto con questa cosa. Te la cura. Riusciamo a gestirci molto meglio la vita. Beh, siamo non immortali, ma ci avviciniamo. Ciao. Well, I suppose she's closest to a queen as your lord fathers like to find down there. I tried to match him up with some more wholesome types, but no, and here we are. La tua devozione si carica più in fretta quando subisci infliggi danno. Sempre quando subisci infliggi danno. Quando subisci danno, dopo aver invocato aiuto, infliggi danni maggiori per 15 secondi. Abbiamo 230, possiamo andare da Caronte o da Poseidone? Beh, andiamo da Caronte, dai. Magari qualcosa di succoso. Cos'era questo? Cavolo, non ricordo. Lo prendiamo? Beh, era destino. Quindi è un dio random. Cheers, mate. Neanche a chiedere proprio. Gemme. Sì, direi gemme. Sono tutte e due gemme. Tipi diversi di gemme. Quante fiamme.
è junky? Questi esplodono. Che dolore! Sarei già morto comunque se non avessi avuto la rigenerazione, io non vorrei dire. Facciamo più danni dopo l'invocazione! Ah, basta voi! Dieci gemme. Che fatica! Spendi 25 monete per usare. I nemici uccisi hanno il 15% di lasciar cadere oggetti. Me. Vita? O Hermes? Di Hermes. Magari ci velocizza l'attacco. Io ci spero ancora. Che miss. Che cosa non ora? Allora, fatemi eliminare questi qua, prima che si rigenerino. Perché ha girato così? Hai ragione. Piace. Sta prendendo un casino di danni. Aveva due dei miei attacchi speciali. No. Criminale. Eliminiamo sempre quelli che stanno morendo. Vieni qui, dove vai? Non ti salvi. Velocizza. Tempi denaro. Un'invocazione maggiore probabilità di schivare e sei più rapido per 10 secondi. Un po' me. Caronte. Non ho niente per sfruttarlo, purtroppo. Purtroppo non ho niente. Boss fight, eh? Bene, siamo pronti? 44 minuti. Ci siamo in tempi. Gentlemen. So, the fiend returns to challenge us again, Asterius. Adesso vediamo come andrà. Non ricordo, forse Teseo devo battere per primo. You know full well that wasn't a fair fight. Face me yourself and we'll see how you fare. Sono d'accordo. I'll hear no more such wicked lies, half-truths, or quarter-truths. You, however, soon shall hear my blessed spear. Specifically, the sound it makes whilst sliding into your exposed midsection. Va bene. Too slow. Monster, your battle balance leaves much to be desired. Ora. No! Fermi tutti! Paura? Attenzione, mi fottono. Mi turba fottono questi. Ecco, infatti. Allora io direi di caricare il potere al massimo. Questo è a metà. Oh no! Criminali. Ok, ci siamo quasi. Pronti? Oh no! Vieni! Come immune! Immune.
Che cazzo? Culo. Wow. Ah. Beh, è andata bene, però mi serve più danno, decisamente molto più danno. Ci metteremo un bel po', eh. E soprattutto mi serve un altro un'altra resuscita, un'altra resurrezione. Va bene ragazzi, io direi di chiudere qua questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua sul mio canale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video.